Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video dallo staff di Storia d'Italia, benvenuti in questo nuovo episodio dedicato ai prototipi della Regia Aeronautica. Circa un anno fa, acquistai e vi mostrai un giornale del 1941, in cui trovai un articolo riguardante il Caproni CC2, ed oggi parleremo di questo velivolo sperimentale. Tutto parte da un giovane laureato in ingegneria civile. Stiamo parlando dell'ingegner Campini. Nel 1928 cominciò a sviluppare una tecnologia che permetteva la propulsione di un velivolo o di un natante sfruttando il principio di azione e reazione esteso per trasformare la variazione della quantità del moto della massa espulsa, oggetto, in energia cinetica del veicolo. Nel 1931 l'ingegner Campini presentò alla Regia Aeronautica una relazione che illustrava la potenzialità di un nuovo motore aeronautico basato su questo principio. Dopo che Italo Balbo ne venne a conoscenza, il 19 maggio di quello stesso anno, una dichiarazione al Senato del Regno d'Italia, in qualità di ministro dell'aviazione, azzardò che i 550 km/h di velocità massima, ormai superati, sarebbero diventati comuni a tutti i velivoli nel giro di pochi anni e che in Italia si guardava ben più lontano, studiando anche la possibilità del volo ad alta quota. Sempre nello stesso anno, l'ingegner Campini non rimase fermo. Costituì un'azienda di sua proprietà, finalizzata alla produzione di motori a getto, la Venner, velivoli e natanti a reazione. In poco tempo l'ingegner Campini produsse un motore di questo tipo, che venne equipaggiato in un motoscafo commissionato alle costruzioni meccaniche Riva. L'imbarcazione, equipaggiata con un motore Isotta Freschini Asso 200, provata nelle acque di Venezia nel 1932, raggiunse la velocità di 28 nodi, davvero notevole, dimostrando di fornire prestazioni equivalenti ad un aloco natante equipaggiato con un gruppo di propulsione convenzionale. Il successo ottenuto venne positivamente valutato dal Ministero dell'Aviazione, che in data 5 febbraio 1934 autorizzò la Regia Aeronautica a stipulare con la Venner un contratto che prevedeva la fornitura di due veicoli più una fusoliera di prova dotati di propulsione reazione sistema Campini, da consegnarsi entro il 31 dicembre del 1936. Essendo la Venner solamente uno studio di progettazione e non avendo di propria proprietà delle officine, il giovane ingegnere si affidò all'azienda Caproni per la produzione del velivolo. Per numerosi ritardi dovuti al sistema di propulsione, non fu il primo aereo a reazione a prendere il volo, superato infatti dall'Henkel HE-178V1. Solamente nell'agosto del 1940 prese il volo il primo esemplare, costruito dalla Campini Caproni. A pilotarlo vi era Mario De Bernardi. Ma come funzionava questo aereo al suo interno? Beh, andiamo a scoprire. Nell'interno dell'apparecchio occorre un condotto adeguatamente sagomato che sbocca in coda. Anteriormente è collocato un motore comune d'aviazione a benzina, il quale muove uno o due compressori che aspirano l'aria ad apposite feritoie disposte opportunamente sulla fusoliera. Il flusso d'aria sgorgante dai compressori lambisce il motore raffreddandolo e arricchendosi quindi di un certo numero di calorie che altrimenti andrebbero perdute. E insieme ai gas di scarico completa il suo viaggio nella tubazione, fuoriscendo poi con tanta violenza da generare per azione la spinta al moto dell'aeroplano. La velocità del velivolo può essere aumentata o diminuita regolando il flusso d'aria, e cioè variando mediante apposito otturatore l'area dell'orificio di sbocco. Il primo volo fu breve, solamente 10 minuti, il secondo altrettanto, 5 minuti. Ma è notevole che il 30 novembre 1941 Mario De Bernardi e l'ingegner Giovanni Petace volarono dall'aeroporto di Milano Linate a quello di Guidoni a Roma, percorrendo 475 km a velocità media di 209 km/h. Durante il volo la camera di combustione non venne mai attivata per risparmiare carburante, secondo il volere del pilota. L'aereo volò quindi utilizzando la spinta data dal compressore che agiva come un'elica intubata. Sicuramente un aereo tecnologicamente molto avanzato, ma la nostra industria non era capace di produrre degli aerei così avanzati. E poi, diciamolo chiaramente, questo aereo non aveva nessuna valenza dal punto di vista militare. Le sue prestazioni furono davvero mediocri, avendo una velocità non superiore ai 500 km/h, un peso abbastanza elevato e soprattutto era abbastanza ingombrante. Purtroppo dei due esemplari rimasti, uno fu catturato dagli inglesi e successivamente distrutto, mentre il secondo prototipo riuscì a sopravvivere al secondo conflitto mondiale e fu in seguito restaurato dall'aeronautica militare e oggi esposto al Museo Nazionale
nazionale dell'aeronautica di Vigna di Valle. Vi consiglio di visitarlo quando finirà tutto. E niente, per questo video è tutto, io vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale se non è già fatto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!